Salve a tutti e benvenuti a questo secondo video relativo all'apertura difesa francese. Abbiamo già visto quali sono le mosse iniziali, rivediamole velocemente. Ci troviamo in questa posizione. Qui abbiamo già visto alcune varianti, tra cui quella di spinta o di cambio. Vediamo qual è invece la variante principale, detta anche variante di Poulsen. Ora, lo scopo di questo cavallo ovviamente è difendere il pedone 4, oltre a sviluppare un pezzo da parte del bianco. Quello che si cerca di fare qui è evitare di spingere immediatamente in E5, perché così facendo praticamente la struttura pedonale del bianco si cristallizzerebbe in queste due posizioni e il nero troverebbe degli appigli facili per attaccarla. Di solito, in generale, negli scacchi si tende a mantenere la tensione tra i pezzi il più possibile, come c'è tra questi due pedoni che potrebbero cambiarsi a vicenda. Questo serve per mantenere una certa dinamicità nella posizione che permetta al bianco di prendere decisioni, o eventualmente al nero, di prendere decisioni posticipate che lascino quindi meno informazione all'avversario. Ovviamente dopo che questo pedone viene spinto, difficilmente potrà rimuoversi dalla casa E5. Viceversa, finché il pedone sta in E4, il bianco può decidere di cambiarlo o di spingerlo. Quindi ha più scelta, la posizione è più dinamica con il pedone in E4 rispetto al pedone in E5. A questo punto il nero ha tre opzioni principali. Partiamo da quella che probabilmente è una delle peggiori dal punto di vista posizionale, cioè cambiare immediatamente il pedone. In realtà questo è proprio quello che il bianco sta qui aspettando, perché può ricatturare di cavallo e cosa ottiene il bianco? Entrambi i giocatori hanno un pedone centrale, però quello del bianco è più attivo, controlla case anche nel territorio nemico. Inoltre il bianco ha questo cavallo che è enormemente sviluppato in E4. Tra l'altro il nero non ha neanche l'opzione di spingere in F5, perché oltre a indebolirsi questa diagonale che dà sul proprio re, poi renderebbe veramente molto debole il pedone E6. Quindi questo cavallo è relativamente in una posizione sicura, almeno per il momento. A questo punto però il nero può cercare di entrare nella Fort Knox, che è una variante che abbiamo analizzato in una delle trappole dell'apertura dei scacchi. Quindi porta l'alfiere in C6 spendendo due mosse. Qui il bianco si sviluppa, il nero ora si trova con questo alfiere in C6, quindi ha risolto uno dei problemi principali che è relativo alla difesa francese, ossia la scarsa mobilità dell'alfiere campo chiaro. Ora finalmente questo alfiere è all'aperto, quindi è completamente effettivo. Tuttavia qui il nero ha speso un paio di mosse e il bianco quindi è in leggero vantaggio di sviluppo. Non ha però moltissimi appigli, perché la posizione che esce fuori per il nero è molto solida, quindi possibilmente una delle posizioni che tende maggiormente alla patta in questo tipo di aperture. Ok, la più comune di risposte a cavallo C3 da parte del nero è alfiere B4, e si entra nella variante Winaver. Il nero sviluppa l'alfiere inchiodando il cavallo e quindi nuovamente minaccia la cattura in E4. E in poche parole il bianco qui non ha grandi modi per continuare a difendere questo pedone. Innanzitutto il cavallo è inchiodato, quindi di per sé non sta difendendo il pedone. Quindi potrebbe eventualmente tentare con mosse tipo F3 di difendere il pedone, ma qui semplicemente il nero va a stare meglio, perché dopo il cambio di pedone viene cambiato anche l'alfiere sul cavallo e poi segue donna scacco. E il nero praticamente riprende il pedone perso. Inoltre qui il bianco è veramente in crisi, perché non sa bene come fare a uscire dallo scacco. Altre mosse come potrebbero essere ad esempio alfiere D3 per cercare di difendere il pedone, allo stesso modo cadono in simili trappole. In questo caso il bianco è costretto a portare un alfiere in attacco, il nero segue con cavallo F6, sviluppa il pezzo e attacca il pezzo del bianco, quindi guadagna quasi un tempo. Quindi sicuramente
il bianco di solito non tende a difendere questo pedone, ma lo spinge. E lo spinge in E5, quindi la mossa che avevamo previsto in futuro. Quindi il nero in qualche modo con questa apertura quasi sempre riesce a cristallizzare la posizione dei pedoni centrali del bianco. Ad un prezzo però, perché questo alfiere probabilmente sarà quasi costretto a essere cambiato sul cavallo, perché altrimenti anche riportarlo indietro sarebbe una perdita di tempo e lascerebbe comunque il bianco in vantaggio di posizione. Un altro dei problemi che ha il nero in questa posizione è il pedone G7, che non è più difeso dall'alfiere campo scuro, quindi eventualmente potrebbe favorire il bianco con attacchi di questo tipo al momento giusto. Quindi ora la mossa sta al nero e la mossa più giocata è la tematica C5, mossa che è anche presente nel caso della variante di spinta che abbiamo visto nell'altro video. Questa mossa è ottima perché permette al cavallo di svilupparsi in C6 dopo dietro il pedone, quindi avendo spinto il pedone, e inoltre questo pedone attacca il punto debole della catena centrale del bianco. Ok, alternative possiamo avere cavallo E7 che tenta di risolvere una volta per tutte anche il problema donna G4. In qualche modo il cavallo potrebbe cercare di coprire la minaccia al pedone con il proprio corpo, oppure favorire, come vedremo poi in successive varianti, un contrattacco da parte della torre sempre sulla colonna G. A questo punto però il bianco spinge in A3, quello che vuole ottenere è togliere di mezzo questo alfiere campo scuro, che è l'alfiere buono del nero, vuole ottenere un cambio sul cavallo. Ora, se il nero tenta di non cambiare il pezzo, semplicemente qui il bianco gli spinge un altro pedone addosso, guadagna spazio sull'ala di donna, l'alfiere è costretto in B6 e ora la spinta C5 diventa molto più difficile perché il bianco ha ben due pedoni sul punto C5 e questo pedone tra l'altro verrà ben difeso magari anche dall'altro cavallo bianco. Quindi qui il bianco non dovrebbe avere problemi a continuare la partita. Per questo motivo, invece di ritirare l'alfiere, qui il nero effettivamente concede l'alfiere per il cavallo, quindi dà la coppia delle alfieri al bianco, guadagna un minimo di distruzione pedonale sull'ala di donna per la struttura del bianco, però si indebolisce fortemente le case scure. Per questo ora potrebbero venire in mente attacchi da parte del bianco di questo tipo, come abbiamo già detto. Tuttavia qui il nero può giocare finalmente C5, ottenendo quindi un primo contrattacco sulla di donna, permettendo lo sviluppo del cavallo e degli altri pezzi, eccetera. Ok, una mossa invece sbagliata. A questo punto abbiamo visto sia cavallo E4 che C5. Una mossa sbagliata sarebbe ad esempio B6. Mossa che rinforza eventualmente C5, permetterebbe lo sviluppo dell'alfiere campo chiaro in modo immediato, magari in A6, tentandolo di cambiare per l'omologo del bianco. Questa però è una mossa troppo lenta. Difatti qui il bianco ha subito la possibilità di giocare donna G4 con l'attacco sul punto G7. E ora non ci sono grandi modi per difenderlo da parte del nero. Qui praticamente le uniche mosse giocabili sono o spingere il pedone con ulteriore indebolimento delle case scure sul lato di re, oppure ritirare l'alfiere in F8. Quindi questa ovviamente è una perdita di tempo perché il nero rimuove l'alfiere nella posizione di partenza e quindi non ci siamo. Vediamo eventualmente se il nero giocasse ad esempio cavallo E7 con l'idea precedente di magari contrattaccare la donna con la torre. Tuttavia qui il bianco semplicemente può prendere prima un pedone, poi anche se la torre si attiva ne prende un secondo, e sì, il nero ha guadagnato un po' di sviluppo ma ha perso ben due pedoni, non ha nessun attacco veloce che sta montando. Difatti per esempio il pedone G è difeso dall'alfiere, qui il bianco dovrebbe essere discretamente in vantaggio. Proprio perché qui il nero aveva perso un tempo spingendo il pedone in B6. Quindi abbiamo detto la principale qui è giocare C5, andando subito quindi a minacciare
il cambio su questo pedone, che indebolirebbe fortemente il pedone E5. Quindi per prima cosa A3, non si lascia al nero il tempo di cambiare questo pedone. Qui di solito il nero cambia l'alfiere, difatti al solito se alfiere A5, qui sembra che il bianco possa guadagnare un pedone, tuttavia ciò non è vero, perché subito dopo l'alfiere può catturare il cavallo. Il bianco si ritrova con questi tre pedoni impedonati, già bruttissimi di per sé a vedere, e a questo punto il nero come minimo ne riprende già uno, e poi gli altri saranno sicuramente difficili da difendere. Ovviamente poi può rinforzare gli attacchi sviluppandosi. Il nero qui dovrebbe avere un controgioco sicuramente fortissimo. Piuttosto qui il bianco dovrebbe giocare un sacrificio di pedone, e vediamo con quale idea. Dovrebbe giocare B4 per schiodarsi il cavallo e mettersi in mente una manovra di questo tipo, sfruttando quindi le debolezze della struttura del nero dopo che ha spinto il pedone C5. Infatti qui il nero prende, il bianco sacrifica un pedone, gioca cavallo B5. Ok, qui il nero dà uno scacco, però dopo che viene coperto, ora il bianco ha moltissime minacce, riprenderà sicuramente questo pedone. Forse potrà addirittura costringere il nero a perdere l'arrocco, quindi notevole compensazione per il bianco. Alternativamente il nero poteva anche pensare di tornare indietro con l'alfiere per difendere la casa D6, però nuovamente qui il bianco può porre nuove minacce sul punto G6. Il nero è costretto a in qualche modo distruggersi nuovamente la difesa sul lato di re, rendendo queste case scure un colabrodo. Ok, quindi dopo A3, qui di solito il nero cambia subito l'alfiere per il cavallo, e a questo punto la mossa sta nuovamente al nero, può giocare cavallo E7. Ora, al solito non è come nella variante di spinta possibile giocare cavallo H6 per poi spingerlo in F5, perché qui il nero effettivamente può cambiare l'alfiere campo scuro sul cavallo, creare queste impedonature e scompigliare i pedoni sull'ala di re del nero, anche perché l'alfiere era l'alfiere cattivo, dato che ci sono tutti questi pedoni del bianco, e il nero qui soprattutto non fa in tempo a trovarsi del controgioco sull'ala di donna, come abbiamo visto nella variante di spinta. Quindi semplicemente il nero è costretto a sviluppare il cavallo attraverso E7, quindi al sicuro dalle mire dell'alfiere camposcuro, si prepara ora a arroccare. Il bianco può ora partire all'attacco subito sulle case scure intorno al re, perché proprio l'alfiere camposcuro non è più presente in difesa. Ora, effettivamente, quello di porre il cavallo in G6 può essere una cattiva idea, perché il bianco può buttare subito addosso un pedone a questo cavallo che è costretto a muoversi e poi rifarsi sul pedone G, e allo stesso modo anche difendere con cavallo F5 non va bene, perché questo cavallo può essere facilmente rimosso dopo alfiere D3. Qui probabilmente la più giocata è arroccare corto, e sorprendentemente il nero riesce a difendersi bene, perché anche se il bianco avrebbe subito alfiere H6, qui il nero può difendere con il cavallo a questo punto. Quindi a questo punto minaccia di catturare l'alfiere, e il bianco quindi deve in qualche modo indietreggiare. Un'altra variante che può usare qui il nero è quella cosiddetta del pedone avvelenato. Quindi disinteressandosi a questo punto del pedone G7, e però portando la donna in attacco. Se vedete, questa mossa, concatenata al fatto che il nero può catturare in D4, è molto pericolosa. Difatti, anche se qui il bianco guadagna due pedoni come abbiamo visto prima, ora effettivamente il nero sviluppa la torre, quindi guadagna in sviluppo, e può giocare C per D.
E qui effettivamente il bianco è un po' nei problemi, perché la donna sta minacciando di entrare sulla colonna C, eventualmente anche con scacco in C3. Inoltre è in pericolo anche quest'altro pedone. Qui il nero effettivamente ha un forte controgioco per il pedone o i due pedoni che ha concesso al bianco. Ok, quindi qui si conclude più o meno la Wienauer, la variante Poulsen, quella che appunto qui prevede alfiere B4. Andiamo invece a vedere la variante classica, che è quella che comincia con cavallo F6. Ora, il nero qui fa fuoco sul pedone E, quindi il bianco fa bene a questo punto a spingerlo, è proprio quello che stava aspettando, poterlo spingerlo con guadagno di tempo sul nero. Qui il cavallo viene fatto rigirare in D7 per preparare ovviamente un'altra volta la spinta in C5, sostenuta dal cavallo. L'altro cavallo poi si svilupperà in C6. Il bianco quindi può giocare F4, non ha da temere attacchi su questa diagonale perché potrebbe interporre il pedone, inoltre rinforza il pedone 5 anche nell'eventualità che cadesse il pedone D dopo la spinta per l'appunto C5. Il bianco comunque può sviluppare un pezzo, impedisce sia l'ingresso della donna che rinforza il pedone D e diciamo la partita continua più o meno con diciamo i vari presupposti della francese. Tuttavia il bianco ha un centro molto più forte perché in più rispetto al normale ha la spinta in F4, mentre il nero ha praticamente perso un tempo con questo cavallo. Ok, quindi abbiamo esaurito la variante Poulsen, che è la mossa più giocata come terza mossa per il bianco. Qui cavallo C3, andiamo a vedere la variante Tarrasch, che a occhio e croce sembra molto molto simile alla Poulsen, perché comunque questo cavallo sta difendendo il pedone E4. Tuttavia questa posizione del cavallo è molto più passiva perché è meno sviluppato, il cavallo è più arretrato in seconda traversa rispetto alla terza, inoltre ostacola lo sviluppo dell'alfiere campo scuro. Il pregio di questa mossa è che il bianco evita la Wienauer, perché se qui il nero gioca comunque alfiere B4, qui il bianco ha la possibilità di spedirgli in faccia il pedone C, quindi facendogli perdere un tempo. Inoltre un pregio di questa apertura, l'apertura Tarrasch, è quello di lasciare al bianco la possibilità di giocare il pedone anche in C4 se necessario. A questo punto le mosse più papabili per il nero sono al solito o cavallo F6, che quindi in pratica invoglierebbe il bianco a giocare 5 come viene fatto di solito, dopodiché cavallo FD7, si rientra in qualcosa di simile a quello che abbiamo visto per la Poulsen, soltanto il cavallo bianco è più arretrato, questo è un piccolo svantaggio in più che ha il bianco. Ora ovviamente il nero minaccia di giocare al solito C5. Alternativamente qui il nero potrebbe direttamente giocare C5, sempre per andare a minacciare ovviamente il punto debole pedone D4. E il fatto che questo cavallo copra la donna bianca nella difesa del pedone è un altro svantaggio che ha il bianco. Qui di solito si continua cambiando i pedoni centrali, oppure il bianco è comunque costretto a giocare cavallo G F3 per difendere il pedone D4. Sì, anche questa non è malvagissima per il bianco, rientra in tutte quelle aperture un pochino meno comuni che quindi possono avere dei pro e dei contro, specie se l'avversario non conosce perfettamente la variante. Ok, quindi anche questo video si conclude e più o meno abbiamo visto la francese come si comporta più o meno in tutte le linee, quindi vi auguro di fare una buona pratica di queste aperture e ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao ciao!